Il vero problema è quello delle infiltrazioni della mafia nei gangli dello Stato. Credo che questo incontro che hanno fatto oggi, che ha organizzato il sindaco, sia fondamentale soprattutto perché per una delle prime volte la politica comincia a ricoprire un ruolo fondamentale nella lotta alla mafia, perché fino a quando la politica si occupa solamente della repressione, quindi magistratura, indagini, è importantissimo, ma la cosa più importante secondo me è la prevenzione, e queste giornate qua possono secondo me proprio rientrare in questo contesto qua di prevenzione alla lotta alla mafia. Il mafioso faceva una brutta estorsione, brutta violenza e ti portava via il portafoglio. Oggi fa una delibera, ti nomina consulente, ti assicura il mercato dei voti e tutto è formalmente corretto perché c'è anche il timbro del segretario comunale. Ciao, sono Tonia, io vengo dalla provincia di Napoli, precisamente da Nola, e ho adorato l'iniziativa dell'Orange Camp perché finalmente è riuscita a mettere in risalto una cosa di cui in Campania non si parla, ovvero dei rapporti tra mafia e politica e su quanto la mafia stia incidendo sulla salute del nostro territorio. Ma ci teniamo molto come amministrazione a fare questo convegno per dimostrare che se c'è, sicuramente c'è purtroppo, una politica che collude con le mafie e talvolta si identifica con le mafie, c'è un'altra politica, come dimostra la storia e anche per quanto ci riguarda questa amministrazione, che è in prima linea nella lotta alle mafie, tutte le forme di mafie. Sono Marcello, vengo da Roma e iniziative come queste sono fondamentali perché incrementano la partecipazione del settore giovanile a tematiche come la mafia, e quindi questa può essere un'ottima occasione per creare e costituire un nuovo modello di classe dirigente che possa intraprendere strade diverse rispetto ai predecessori. Quindi Napoli è un'occasione per questo.